vari settori culturali, musica, arte, archeologia. Nell'antichità i due paesi erano legati dal commercio di una particolare resina aromatica, il frankincenso, che prodotto in Oman veniva trasportato attraverso le vie carovaniere fino ai porti del Mediterraneo e da qui distribuito alle popolazioni dell'Italia antica. L'uso dell'incenso, quindi, è un filo rosso nella memoria che collega i nostri popoli nel tempo e arriva fino ai nostri giorni, rinforzando un legame che ha origini molto antiche. La lunga collaborazione tra gli archeologi italiani e il Sultanato dell'Oman è stata celebrata nel 2019 con la mostra Sognatori, 40 anni di ricerche archeologiche italiane in Oman, al Museo Nazionale di Muscat. E ricordiamo anche l'importante rapporto del famoso Royal Opera House a Muscat, che collabora con i più grandi e importanti teatri, musicisti e cantanti italiani. L'Oman ha partecipato a vari eventi, come l'Expo a Milano nel 2015, il workshop del turismo culturale nel 2018. Quest'anno per la prima volta partecipa ufficialmente alla 59esima esposizione internazionale d'arte a Venezia, la Biennale di Venezia. Per permettere a un ampio pubblico di conoscere ed apprezzare l'antica e importante cultura omanita, il Parco Archeologico del Colosseo, in collaborazione con l'ambasciata del Sultanato dell'Oman a Roma, ospita una mostra dedicata a pittori e fotografi omaniti. Sono esposte delle importanti opere che poi vedrete alla fine della serata, che sono esposte negli spazi del Museo del Foro Romano e nell'annesso chiostro. Mentre la musica omanita, suonata dal vivo da esperti musicisti, riecheggerà qui, nel Tempio di Venere Roma. Qui siamo nella cella della Dea Roma. Dove siamo qui era l'antica statua della Dea Roma Eterna. Il Parco Archeologico del Colosseo fa così da ponte al suo pubblico, tra il suo pubblico e la cultura del Sultanato dell'Oman. Quindi vorrei ringraziare tutte le autorità qui presenti, il sottosegretario, il direttore generale, l'ambasciatore, tutte le autorità del Sultanato dell'Oman per la importante collaborazione avviata con il Parco Archeologico del Colosseo. Grazie.